News dall'Argentario, con il contributo di Oggi inizia un nuovo ciclo che durerà 3 anni per l'ente Palio. Sì, c'è stata questa dimissione un po' a sorpresa del precedente presidente o insomma, dei vertici del Palio. Qui da noi il Palio è molto sentito, insomma, quindi non è soltanto una gara remiera, è qualcosa di molto di più dove la popolazione è veramente coinvolta. Il capitano del Palio è una figura intanto non retribuita, diciamolo subito, perché è bene dire certe cariche che titolo hanno, quindi assolutamente non retribuita come nessun altro del resto di tutto l'ambiente, ma è una figura di prestigio, insomma, quindi a noi avrebbe fatto piacere che fosse rimasto l'attuale capitano, che ringraziamo e che riteniamo che abbia svolto lui e tutti i suoi, diciamo, collaboratori un ottimo lavoro. Tant'è vero che anche i 4 capitani dei Rioni erano per mantenerlo, eccetera, però poi motivi più che altro personali, diciamo familiari, di età, insomma, l'hanno convinto a lasciare il testimone, ma comunque a rimanere diciamo sempre nell'ambiente, quindi non è un ex che però rimane dentro e quindi che è in grado di dare una mano sicuramente al nuovo. Il nuovo è una persona di massima fiducia, lo conosciamo da una vita, siamo sicuri che saprà fare ugualmente bene, quindi gli auguriamo tutto il bene possibile, perché il Palio ha bisogno di sopravvivere, diciamo, di rimanere, è la più grossa tradizione che c'è a Porto Santo Stefano, questo Palio Marinaro che si chiama Palio Marinaro dell'Argentario, ma in realtà non è dell'Argentario, è soltanto di Porto Santo Stefano, tant'è vero che nel regolamento, nello statuto c'è scritto che per esempio quelli di Porto Ercole non possono partecipare, è una grossa stranezza che io tengo sempre a ricordare, perché insomma è come se facessimo un campionato italiano di tiro al volo, però i siciliani non possono partecipare, così facciamo, o i milanesi, così facciamo noi, i portercolesi non possono partecipare, tantomeno gli orbetellani o i grossetani, soltanto i santostefanesi, quindi insomma è una cosa molto legata alle tradizioni. Siamo sicuri che questo nuovo Gianni Calatro sarà in grado, e tutto il suo nuovo la sua nuova equipe sarà in grado di mantenerle e di svilupparle ancora di più. Ma sicuramente fa parte del passaggio di consegne anche il ruolo del comandante del porto nel Palio, quindi è un'emozione che ho veramente voglia di voler provare prossimamente. Ti ho visto silenzioso, però cioè, sono momenti, flash che passano anche emozionanti. Sicuramente, io in questa mezz'ora mi sono rivisto
quattro anni della mia vita, quattro anni passati con i rioni, passati con le problematiche del Palio, però lo dico, le ho passati con enorme felicità, divertimento, passione, un'esperienza impagabile che, come dico spesso, l'auguro a tutti i miei compaesani di farla, anche se molti stanno lontani dal Palio, però è un'esperienza troppo, troppo bella, troppo intrigante. Ci sono dei momenti, ripeto, citavo prima la signora Scotto, che uno dei momenti più belli è il montaggio dello stendardo in chiesa, è una cosa troppo bella, emozionante. Poi la gara viene per ultimo, ci sono troppe cose belle, anche le discussioni con i rioni, perché no, anche quelle, si impara qualcosa, si impara, insomma. Io auguro veramente al mio successore di avere le stesse soddisfazioni, ma soprattutto lo stesso divertimento. Anche nei momenti duri sei stato tranquillo, sei stato sereno, anche se in fondo, cioè, sei un uomo e naturalmente, come tutti gli uomini, abbiamo qualche difetto di cui magari delle volte ci possiamo anche arrabbiare, però hai cercato, per il bene di questa manifestazione, di essere al di sopra delle parti. Ma io non mi sono mai arrabbiato, anche di fronte a problematiche dove magari qualcun altro al mio posto avrebbe dato un'escandescenza. Io ho sempre mantenuto la calma, anche perché chi dirige, chi ha mansioni di responsabilità, non può le perdere la calma. Questo sicuramente l'ho imparato nelle esperienze mie personali del passato. Quindi sì, qualcuno mi ha provato ad accusarmi, visto che sono fortezzaiolo, che potevo fare gli interessi della Fortezza, ma la Fortezza mi accusava che andavo contro di loro, per cui 0-0, per cui credo di essere stato super partes. Comunque rimarrai nel gruppo, se c'è bisogno di una mano ci sarai. Assolutamente sì, io, come ho detto a tante persone, io sono di questo paese, voglio bene a questo paese, voglio bene al Palio, per cui sono a completa disposizione, giorno e notte. Il nuovo direttore tecnico, sì, si dice così? Sì. Ho sentito le sue dichiarazioni, forse hanno fatto bene a tutti, perché c'è massima decisione in quella che è la correttezza, in quello, seguendo quello che è stato scritto. Certo, secondo almeno i miei valori, il Palio è uno sport. Gli sport sono gestiti da regole. Se le regole vengono seguite, tutto funziona perfettamente. Se c'è qualcuno che non segue le regole, va incontro a delle penalità. E quindi le decisioni di questo ente, che siamo noi, che gestisce il Palio, devono essere poi rispettate dai rioni che partecipano alla gara. Altrimenti è logico che non se ne viene più a capo. Come tutte le gare, tutti vogliono vincerla la gara, però ci sono delle regole che vanno rispettate. Quindi la gara si assegna la vincita della gara se hai rispettato le regole, se sei in regola, se hai fatto tutto giusto, diciamo. La barca che taglia il traguardo per prima deve sapere che tutto è in perfetta regolarità. Sì. Certo, perché praticamente i vogatori, che fanno un sacrificio enorme, devono essere consci che praticamente loro hanno dato il massimo, e però l'hanno fatto sempre nella legalità, come l'hanno fatto i propri compagni che sono accanto nell'altra imbarcazione. Quindi se vincono gli altri, tanto di cappello a chi vince, perché ha rispettato le stesse regole che ha rispettato l'altro atleta, diciamo. Oggigiorno viviamo in un mondo dove la comunicazione e il marketing è tutto, ovviamente, quindi si tratta di semplicemente valorizzare e cercare di trovare quegli ingredienti giusti che riescono a far uscire in una maniera completamente diversa una cosa che può essere tranquillamente anche normale. Qui si sta parlando del Palio Marinaro dell'Argentario, una cosa prettamente paesana, tradizionale, una tradizione storica che però sta cambiando, come è il mondo cambia, il mondo si evolve, e di
conseguenza anche il palio stesso deve essere al passo con i tempi, quindi è importante la comunicazione e il marketing, perché dobbiamo cercare comunque sia di fare uscire anche il palio marinaro dai quelli che sono i confini dell'Argentario, perché è una manifestazione sicuramente che merita tanto, perché è sentita da noi, ma anche un semplice turista quando viene all'Argentario rimane comunque colpito e ritorna per vedere il palio, quindi è importante dare voce a questa manifestazione che ha dato tanto al paese e che sono sicura che potrà dare tanto comunque anche ai confini esterni. Io infatti la prima parola che ho detto anche al sindaco, ho detto forse con lei riuscirete ad avere in qualche momento anche qualche testimonial, visto che l'unica cosa che non si è capito fino ad oggi è che in Argentario vengono dei nomi che sono importantissimi, no? E se uno li corteggiasse un pochino può darsi che darebbero anche un po' più di, non è per andare a cercare grandi personalità, però servono. Certo, purtroppo oggi l'immagine è tutto, quindi sicuramente avere la fortuna di abitare comunque in un posto come l'Argentario, che è meta turistica non solo di persone diciamo normali ma anche di VIP veri e propri, è una cosa in più, e quindi sicuramente potrebbe essere sfruttata a nostro favore, quindi sì, sicuramente sono d'accordo. Capitano del Paglio, sembra una cosa così molto leggera, ma è pesantissima l'Argentario. Sì, sì, credo molto, penso proprio di sì, perché intorno al palio mi sono accorto e ho capito che girano tantissime cose, quindi tutte le manifestazioni che girano a Porto Santo Stefano specialmente sono tutte sotto l'egida dell'ente palio. Ma d'altra parte è meglio che sia così, perché almeno così viene gestito da un'organizzazione che non è l'amministrazione comunale. Naturalmente io sono nuovo, come ho detto prima, sono un contradaiolo e ero un contradaiolo di quelli proprio affezionati, e adesso dovrò scendere da quel guzzo e salire su quest'altro, che sarà un impegno abbastanza serio, però spero di poterlo fare bene, poi dopo vediamo quello che succede. Lei lo sa che non questo ruolo la porterà a non essere simpatico a tutti? Sì, ma del resto il mio lavoro mi porta a fare questo, cioè io faccio l'amministratore di condominio da 30 anni e credo ormai di avere lo stomaco per digerire tanti, tanti noccioli. Spero invece che magari la mia persona riesca poi a mediare, no? Perché poi alla fine il capitano del palio è quella persona che deve cercare di mediare in tutte le situazioni. Speriamo di riuscirci, poi uno basta che ci mette l'impegno, come dico anche nel mio lavoro, io faccio il massimo, se poi non ce la faccio vediamo, però insomma l'impegno ci deve essere, perché altrimenti non l'avrei neanche accettato. Questo per uno come te è un momento non importante, di più. Uno dei tanti momenti importanti, diciamo, nel mondo palio, perché l'impegno è tanto durante l'anno, il lavoro che facciamo per poter far sì che poi il 15 d'agosto diventa non solo uno show business di alto livello quasi. Ci stiamo lavorando, questo è un altro passo importante, non nascondiamo che ci sono state difficoltà per mettere insieme la squadra, perché poi mettere insieme le squadre non è mai facile, perché ci sono pensieri diversi, caratteri diversi, approcci diversi. Ci ho lavorato insieme a tante altre gente, che ringrazio tutta, nessuno escluso, e loro sanno chi è che mi ha aiutato a completare questa squadra. Gli faccio i migliori auguri, io ci sono, io voglio bene al palio, voglio bene al nostro Argentario, e quindi farò di tutto per sostenere, come ho sostenuto la precedente ente palio, per far sì che il palio sempre di più voli verso traguardi importanti. Abbiamo pensato, quando abbiamo visto la squadra, abbiamo pensato che a parte la fatica nel riuscire a mettere insieme personaggi così anche importanti, ciascuno nel loro campo, ma non è stato fatto come succede per esempio nello Stato italiano, dove si piglia un ministro che è un marinaio e si mette all'agricoltura. Cioè è stato scelto
persona per persona, per competenza. Diciamo che perlomeno ci abbiamo provato, ora poi vedremo sul campo se la scelta è stata giusta. Ritengo molto importante l'iniezione di forze nuove, Viola Capitani credo che dalla sua esperienza ci potrà dar tanto a livello organizzativo, a livello marketing, a livello promozione, che era un po' quello che è sempre mancato. Andrea Metrano non ha bisogno di presentazioni, ex Paliante, storico, ragazzo sveglio, giovane, disponibile, quindi credo che saprà farsi rispettare, perché poi l'importante da direttore tecnico è farsi rispettare. Gianni l'ho detto in presentazione, fa l'amministratore di condominio, quindi chi meglio di lui è atto a discutere, ma al di là delle battute, Alessandra è una grande manager, gestisce, voglio dire, un albergo di altissimo livello e quindi finanziariamente è preparata, diciamo, per la gestione di livello di segreteria. Hai colto nel segno, siamo andati a cercarli un po' nel mazzo, fortunatamente l'abbiamo trovati, ora speriamo che poi i fatti ci diano ragione, io sono convinto di sì. News dall'Argentario, con il contributo di